Ciao a tutti, questo è un video con pochissimi acquisti fatti con i saldi, più qualche altra cosa, appunto, non in saldo, ma comunque economica. Sinceramente non avevo bisogno di grandi cose, avevo bisogno di qualche cambio così per tutti i giorni, per adesso. Volevo prendere un costume nuovo perché come tutte le stagioni, non so se anche voi fate così, no? A inizio del periodo del mare comincio a ritirare tutto fuori e vedo se c'è qualcosa che sia un pochettino rovinato, eccetera, eccetera, e vado a sostituire lì dove mi serve sostituire. E quindi ho fatto questi pochissimi acquisti. Siccome mi avete chiesto in tante il video dei saldi, mi avete detto: ah, non l'hai fatto neanche per quelli invernali, perché non ho comprato niente, questo ve l'avevo già detto, non ho comprato niente ai saldi invernali. Vi faccio vedere queste cosine e anche una cosa che ho trovato in super offerta perché Amazon mi dà sempre tante soddisfazioni e me ce ne cespico pure. Partiamo da quello che ho preso effettivamente in saldo. Non ho un cappello per caso, ma questo ve lo farò vedere, ma successivamente. Anzi, ricordatemelo perché sono sicura che l'ho messo e mi dimenticherò, ma cercherò di non farlo. Sono andata a fare un giro all'outlet di Valmontone. E così per fare una passeggiata nel negozio di Alcott, che è un negozio come sapete molto molto economico, ho trovato proprio il genere di magliettina così molto spicciola, molto veloce e anche molto economica, però carina nel suo, da utilizzare in questo periodo, che mi servono comunque delle magliettine con un pezzettino di manica, ma che siano belle fresche, non di quelle troppo attaccate addosso in cotone, quel cotone bello leggerino, larghetto, e ho trovato precisamente quello. Oltretutto costavano veramente molto poco. Una me l'avete vista, per modo di dire, perché mi si vede sempre un pezzo così, in forse uno degli ultimi video, ma non ricordo quale, ed è in cotone, c'era in vari colori, ora non ricordo, mi ricordo il rosa antico, il bianco e ovviamente il nero che ho preso io, perché sapete l'allegria che mi pervade con i colori, infatti due magliette sono nere e una è panna, ho detto tutto, ed è questa qui. Ecco, vedete come sono fatte, hanno proprio il pezzetto di manica scesa. Questa ha la scollatura molto ampia, tipo questa, un pochino meno di questa, però va sempre così di traverso, quindi belle scollate sulle spalle, ma hanno il pezzetto di manica e sono quelle un pochino larghe, però non corte, non sono crop top, pancia di fuori, no, mi poggia tranquillamente sui pantaloni anche molto bene. E con questa grafica, non ve le faccio vedere indossate, sono delle magliettine molto semplici, non è niente di trascendentale. E questa qui è quella che ho pagato di meno delle tre e l'ho pagata, aspettate, qui ho staccato i cartellini, 2,99 euro, ecco, era questa, questo qui. Quindi capite bene, molto poco ed era proprio quello che mi serviva. Questa l'ho già lavata, l'ho indossata, quindi l'ho già lavata cioè, proprio tranquilla, non niente di particolare, però fanno decisamente al caso mio. L'altra che mi avete vista indossata ce l'ho in una foto di Instagram, quella da Polifemo, e chi è su Instagram ha già capito, è questa qui. Il tessuto è leggermente diverso. Questo è un cotone un pochino più liscio, classico. Questo qui è quel cotone morbidino, un pochino più garzato, molto molto morbido, vedete che è un po' trasparentina, ecco. E stessa cosa, meno scollata di quella di prima, però comunque con un bel collo largo di quelli che non danno fastidio con il caldo. E avevano queste grafiche qui, molto carine, queste scritte così un po' coloratine. E stessa cosa, questa rimane un po' meno larga di quella di prima, ma comunque morbida, non rimane attaccata addosso, quindi è come non portare nulla. Io ho preso una XL, tenete sempre conto che io sono 1,80 m, quindi comunque prendo cose un po' abbondanti proprio perché cercavo cose, a parte che la Alcott non fa queste misure enormi, però è così, cercavo cose da tenere morbide addosso, non aderenti. Quindi questa qua mi pare di aver preso la L, se non erro. Aspettate, sì, questa qui è una L, questa, ma è più larga di queste che vi sto facendo vedere. Per cui il modello è proprio un po' diverso, e queste qua invece ho preso la XL, non so se ci fossero state dalla XS o dalla S, non me lo ricordo. Queste le ho pagate 3,99, ecco questo è il prezzo. Perché vi parlo al plurale? Perché appunto questa è l'unica che non ho ancora lavato, perché non l'ho ancora messa e non l'ho ancora lavata, e appunto sempre 3,99, quindi 4 euro, e l'ho presa in nero, la grafica è un po' diversa, ma lo stile è sempre così.
con questi giochi un po', in questo caso sembra un po' sul indiano, no? Facendo gli indiani così e le scrittine. E stanno decisamente facendo al caso mio, adesso metterò a lavare anche la terza. E questo è quello che ho comprato con i super saldi all'outlet di Valmontone. Ho fatto vari giri, sono entrata anche nel negozio di Kiko, la c'è Kiko. Ho visto che hanno aperto Pupa, io non andavo dall'anno scorso, non sono proprio entrata né da Pupa né da Deborah. Da Kiko sono entrata, ho fatto un giro e sono uscita e ho visto poche altre cose, sono entrata in qualche altro negozio, ma niente di che, insomma, niente di che. Questo è quello che ho comprato a Valmontone. Poi vi parlavo di una super offerta che ho trovato su Amazon. Dovevo ricomprare le infraditole Havaianas. Questo perché io in genere compro le Havaianas perché con le infradito ho spesso un problema di vesciche, non dell'infradito, dell'attaccatura, cioè di questa parte qua, questa. Mi fanno le vesciche, queste cose qui camminandoci. Le Havaianas sono tra le pochissime che non mi danno questo problema e quindi le volevo ricomprare perché mi servivano. Solo che in giro le ho viste a 20 euro, quando è andata bene le ho trovate intorno ai 18. Ho fatto un giro così su Amazon a tempo perso e ho trovato un colore molto carino, nel senso che è normalissimo. Sono nere con l'infradito oro brunito. Quindi eccole, sono così, molto semplici. E il mio numero, questo è, qui c'è scritto 3738, ma non è il numero italiano, il numero italiano è 3940 in questo caso. Ci sono varie numerazioni, le trovate scritte, qua è tutto nero, quindi non so che cosa si legga, però qui c'è scritto le varie numerazioni. E se vedete c'è scritto Europa 3940. Io prendo il 3940 o il 4142 che mi sta un pelino grande, ma non fa niente. Cioè, se può fa, non è che me le perdo per strada. 3940, questa colorazione qui l'ho trovata super mega scontata quel giorno a 9,50 euro da 20 euro. Le altre costavano alcune 20, alcune 18, sempre lo stesso modello, non so per quale ragione. Con la spedizione Prime ci ha messo un paio di giorni, mi sembra, ad arrivare. E ieri che ho controllato, adesso stamattina non ci ho avuto tempo, ho visto che adesso questo numero qui, questo modello qui, insomma quello che ho acquistato io, stava a 17,50 euro e 80. Quindi è così. Come vi dico sempre, Amazon va tenuto sott'occhio, insomma, se c'è qualcosa che vi interessa. A me è capitato per caso, però ne hanno tante, quindi magari se andate girando di alcune numerazioni, perché ripeto, non tutte, vi deve dire fortuna anche sulla numerazione, ci sono degli ottimi sconti, perché io 9,50 euro in vita mia non le ho mai comprate. Ultimi acquisti che ho fatto, li ho fatti dal sito di H&M. Sono andata un po' in giro per cercare un costume nuovo, ma non ho trovato niente che mi piacesse, oppure gli sconti non mi piacevano, cioè per essere sconti, non ci siamo assolutamente. Quindi ho visto che sul sito di H&M, non in saldo, sono usciti dei nuovi costumi rispetto a quelli che c'erano, insomma, più o meno da maggio, quando hanno cominciato a mettere un po' di cosette per il mare, di cui tra l'altro anche quelli che hanno messo da maggio, non tutti sono in sconto, solamente alcuni, però non mi piaceva niente e quindi mi ero rassegnato e ho detto quest'anno H&M non ha costumi che mi piacciono. Ripeto, sono andata un po' in giro, ma i prezzi o erano troppo alti per i miei gusti per essere saldi o non erano assolutamente in saldo anche nei negozi e quindi ho detto ok, non mi compro il costume quest'anno, ma dovendo, come forse vi ho detto inizio video, non lo so, sostituire qualcosa, perché ogni anno comunque i costumi li uso abbastanza e c'è sempre qualcosa che negli anni, a forza di usarli, insomma, il tessuto, sapete com'è il tessuto dei costumi, tende un pochettino a consumarsi in alcune zone, quindi li levo di mezzo. E è successo che mi sono accorta che sul sito di H&M hanno inserito dei nuovi costumi, sia due pezzi che pezzi interi. Mi sarebbe piaciuto farmi quest'anno un costume intero, però i modelli che ho visto non mi convincevano per me, insomma, poi alla fine è sempre una questione di gusti e di quello che ci sta bene addosso. E infatti che cosa ho fatto? Tra quelli che hanno inserito nuovi, non in saldo, ma i prezzi sinceramente non sono alti e oltretutto io sono 2 anni che acquisto, questo è il terzo anno che acquisto i costumi di H&M.
e sono dei costumi di ottima qualità, mi fanno un'ottima riuscita perché io li uso davvero tanto, ragazzi. Cioè, io quando scendo a mare, scendo la mattina, ritorno il tardo pomeriggio, vado insomma per diversi giorni, quindi comunque li sfrutto tanto, li metto a dura prova, sabbia, bagni, salsedine e tutto quanto, e non mi si sono rovinati. Nessuno di quelli che ho negli ultimi 3 anni mi si è rovinato. Quelli che devo sostituire sono costumi che ho anche da prima, che sono comunque di altri brand. E ho trovato la forma che a me piace tanto dei loro costumi. Infatti, se avete visto i miei video degli ultimi 2 anni di acquisti di costumi appunto di H&M, qui sul canale ci sono tutte e due, ho preso queste fasce qui con cui io mi trovo benissimo. Gli altri che ho preso sono quelli tinta unita, e poi l'anno scorso ho preso quello bianco e nero, che avevano quel fermaglio gioiello qua che si toglie e si mette al centro. Invece questo quest'anno ha un fiocchetto ed è fantasia. Non sono molto per le fantasie, soprattutto le fiorate, però questa non mi è dispiaciuta. Ho preso la taglia 40 che corrisponde alla 44 italiana, quindi la 40 di H&M corrisponde alla 44 italiana, non sono una 40 e non sono neanche dimagrita, me lo state chiedendo in diverse. No, non sono dimagrita, probabilmente ultimamente mi avete visto più spesso con i capelli tirati su, e tirando sui capelli io ho il viso un po' lungo e si ha questa sensazione. Poi io c'ho sempre, ecco, vedete, c'ho le scapole che vengono sempre fuori, ma questo sempre, cioè non ce l'ho sempre avuta questa cosa qua, che come mi muovo, ecco, escono le scapole, ma non sono dimagrita, sono sempre uguale. E che vi stavo dicendo? Niente, che ho comprato questo. Vi lascerò come sempre nel box info i codici per rintracciare immediatamente sul sito di H&M questi articoli. Quindi il prezzo preciso non me lo ricordo, mi sembra che questo venisse sui 14 euro e il sotto poco meno di 10, insomma più o meno siamo sui 24 euro per tutto il costume. E il sotto è il classico slip con ai laccetti, ai fiocchetti, anche questo, vedete? Questo qui è il dietro, è la mutandina, quella classica, ecco, questo qua. Questa è sempre una 40 e sempre una 44 italiana. L'ho trovato carino, ecco, e a sto punto, sinceramente, rispetto a altri costumi a prezzo pieno che ho trovato in giro, questa forma, se vi sta bene la fascia, allora c'ha la coppa leggermente preformata, non è tanto imbottita e non è di quelli che rimane bagnato 14.000 ore, che è un'altra cosa che odio, si asciuga abbastanza rapidamente. E l'altra cosa che mi piace tanto di queste fasce, però qui è anche fortuna mia che è giusto il giro del torace a me, perché dipende, è che ha il gancio, quindi ha il gancio, non ha la cosa, l'accetto che si annoda. Perché preferisco così? Perché stando appoggiata al lettino, quando devo fare il fiocco, il nodo, mi si stampa a un certo punto nella colonna vertebrale, mi si tatua, non mi dà fastidio. Invece i gancetti così non mi danno alcun fastidio. Insomma, questo è il motivo per cui adoro queste fasce. Poi hanno la parte sopra, vediamo se riesco a farvi vedere, ma ve l'ho fatto vedere anche l'altro anno, me lo ricordo. Ha questo giro superiore interno in silicone. A me personalmente questa non si schioda per nessuna ragione al mondo, rimane lì dove la vado a posizionare, non mi si muove, è comoda, quindi veramente, ecco, è un costume che quando l'ho visto ho detto ok, si può fare, mi può piacere tutto, me lo prendo. Ho deciso poi di acquistare questo cappellino che indosso, così ve lo faccio vedere anche indossato per l'occasione. È semplicino, insomma, ecco, è così, è tutto bucherellato, quindi non fa caldo addosso. L'ho preso per il mare, quindi probabilmente lo distruggerò, perché tra mare, salsedine, vento, calza molto bene. Ah, questo va a misura, io ho preso una media che mi sembra sia una 50-60 circonferenza, poi c'è la S che ovviamente è per capoccine più piccole e la L per capoccine più grandi. Poi se andate sul sito, questo era, mi pare, in promozione a 9 euro, non ne sono sicura se fosse proprio il prezzo suo 9 euro, ma mi pare che fosse promozione. Comunque, se lo ritrovo ancora, come sempre, vi lascio il codice nel box info. E è molto carino, mi piace molto. Poi a me i capelli piacciono molto. Non ho mai preso il cappello per il mare, però questo effettivamente non ha una falda troppo grande, vedete, e calza proprio bene, quindi col vento non dovrei avere problemi di mandarlo in giro, e sicuramente mi farà comodo anche per non portare sempre gli occhiali, perché pure per se faccio una passeggiata, una cosa, poi sto segno degli occhiali è una roba, insomma,
abbastanza fastidiosa. Questi sono tutti i miei acquisti, io non penso di farne altri, quindi ecco, questo è il mio video più o meno dei saldi e non so, spero che vi abbia dato comunque qualche spunto, anche qualche idea, anche sapere se anche voi come me insomma acquistate le Havaianas. Ce ne sono di tantissimi modelli e le promozioni a seconda dei numeri c'erano anche su altri colori, potete dare un'occhiata su Amazon. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio e come sempre ci vediamo alla prossima, ciao!